Se volete dire qualcosa. Io più che altro volevo solo confermare quanto è stato detto fino a poco tempo fa, cioè l'obiettivo principale per chi canta, almeno la mia esperienza personale, è lavorare per cercare di automatizzare il più possibile quelli che sono i meccanismi della voce, perché poi nel momento in cui andiamo in scena, nel momento in cui si apre il sipario nel mio caso, io devo preoccuparmi della regia, del direttore d'orchestra che è lì davanti dirige e ha le sue indicazioni da dare all'orchestra e a me, per cui io devo arrivare lì che sono già pronto, per cui quando arriva il momento di cantare io devo cantare e basta. È ovvio che poi tutto il lavoro viene fatto in sala con il maestro, cioè si lavora in maniera certosina, anzi devo dire siamo arrivati al punto che veramente lavoriamo sui millimetri, no? Per cercare di sistemare sempre più possibile quei meccanismi dei quali poi non ci dobbiamo preoccupare quando cantiamo, e se ne sentono davvero tutti i colori, soprattutto tra colleghi o con insegnanti. Però parlando della laringe, addirittura mi è capitato una volta di conoscere un soprano che prima di entrare in scena metteva le mani sulla gola, buttava giù la laringe, perché poi doveva allenarla, perché poi quando andava in scena doveva cantare in questa maniera, quindi se ne sentono davvero tutti. Quindi L'obiettivo principale è questo qui. Si comincia quando abbiamo cominciato facciamo tutte le natalizzazioni per cominciare a capire magari un po' com'era la voce, com'era il suono. E un'altra cosa importantissima è andare a basso. Sì, un'altra cosa importantissima è sapere di avere dall'altro lato un orecchio capace di capire quello che stai facendo, che non è una cosa da poco. Cioè sapere di cantare e mettere un suono e avere di fronte una persona che sa dirti quello che stai facendo, sa renderti conto di come hai agito, poi quando si acquista la dovuta praticità, la dovuta esperienza, diventa anche divertente la lezione, perché quando si acquista una propriocezione adeguata ci si trova a confrontarsi quasi, cioè diventa una lezione molto, molto stimolante, perché cominci ad essere consapevole di quello che stai facendo e da avere la conferma poi la chiusa giusta, diciamo così. E quindi questo è un po' quello che è stata la mia storia e quello che secondo me sono i punti principali per chi canta, insomma, chi sta dall'altro lato. Probabilmente quello che vi ha detto lui adesso è più importante di quello che ho detto io in un'ora e un quarto di... Perché? Perché lui in questo momento vi ha parlato da professionista, da uno che canta da solista opera lirica, e quindi è da chi è stato dall'altra parte della formazione, perché chiaramente quando abbiamo cominciato insomma avevamo una situazione da risolvere abbastanza, mi cantava addirittura da basso, insomma una condizione non proprio eccellente, io lo sentivo da Gipsano, non si è assolutamente, ma tu sei un baritono, e infatti oggi lui fa carriera come baritono brillante, per cui insomma a distanza di 10 anni avevo ragione di questa cosa. Stretta non ci vuole, cioè abbiamo detto anche di quanto alle volte quella che è la propriocezione dell'insegnante finisce con l'influenzare quello che è il modo di cantare del cantante, e anche quello poi comincia a diventare un modo in cui si imbriglia il cantante in una maniera ed è quella soltanto. Invece spesso abbiamo lavorato con l'idea di raggiungere uno zero dal quale poi in base alle esigenze potersi muovere, perché può capitare anche che un direttore d'orchestra ti chieda un suono cantato in maniera differente, che sia più forte, che sia più scuro, o il contrario, che sia più chiaro, ed è capitato anche questo, rendersi conto di quanto fosse facile farlo. Cioè mi è capitato proprio una volta in una produzione in cui avevo cominciato in una certa maniera, il direttore d'orchestra non era tanto contento, perché mi ha detto guarda, preferirei un suono fatto in questa maniera, e si è sorpreso anche lui, anche io devo dire la verità, la rapidità con la quale si è detto, ah sì, ok, ho capito, come ci vuole, no? Premo il bottone, tac, e si cambia tutto. Ovviamente c'è tanto lavoro alle spalle, cioè detto così sembra una cosa semplice, diciamo così, ma lo è una cosa che è diventata semplice tramite tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme. Ottimo.